perché l'ho finita quella del, dello spettacolo. Cioè che sono andati di là. Le partite della stagione del campionato di Serie 1 e femminile saranno trasmesse in diretta streaming in modalità on demand su Voleibol World TV. Abbonati su Voleibol World TV e segui con noi il campionato più bello del mondo. Tutte le gare del campionato di Serie 2 saranno trasmesse gratuitamente in simulcast sul canale YouTube di Voleibol World. Segui il canale per non perderti nemmeno uno scambio.
Amici appassionati della grande pallavolo, amici di Volleyball World, una buona domenica dal Palacoim di Offanengo, da Luca Piantelli. Siamo all'ultima giornata di regular season di questo campionato nazionale di serie A2 femminile e quest'oggi vi offriamo qui da Offanengo il match tra la formazione cremasca della Croma Viseco DB Offanengo e la LPM BAM Mondovì. Come vedete le squadre sono già schierate in campo, ma prima dobbiamo ricordare un'importante iniziativa che potete intuire e vedere anche dalle maglie celebrative che indossano entrambe le formazioni, perché per il terzo anno consecutivo il Volley Rosa sta supportando le iniziative per la ricerca universitaria sul cancro e per la promozione della parità di genere. Per questo motivo la Lega Volley Femminile è partner della decima edizione di Just the Woman I Am, l'evento che dal 2014, attraverso una corsa barra camminata di 5 km aperta a tutti, raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Grazie a questa iniziativa, a partire dal 2016, sono state supportate borse, premi di ricerca, cicli di convegni scientifici internazionali e percorsi di formazione. La manifestazione cade proprio in concomitanza con la festa della donna nella prima settimana di marzo per promuovere, come detto, la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. Tutti temi cari alla Lega Volley Femminile, oggetto anche di numerose iniziative nel corso delle ultime stagioni. Il movimento di vertice del Volley Rosa sta partecipando attivamente anche a questa edizione del 2023, che si svolge sia in modalità virtual, scegliendo un percorso a piacere, che anche in presenza, evento in corso di svolgimento, iniziato circa un'ora fa in piazza San Carlo a Torino. Questo era la premessa doverosa in questa giornata e per questa giornata dell'iniziativa Just the Woman I Am. Presentiamo e ringraziamo anche gli arbitri del match, che saranno il signor Luigi Basciari, primo arbitro, e secondo arbitro Gianmarco Lentini. Tutto pronto, le squadre sono pronte per fare il loro ingresso in campo con gli starting player. Entrambe le formazioni hanno necessità di fare punti importanti per il cammino che le vedrà tra le protagoniste delle rispettive pool, la pool salvezza, quella che affronterà Offanengo, e la pool promozione, quella che invece vedrà protagonista la formazione monavegalese, che vediamo fare il proprio ingresso in campo con Giroldi in palleggio, in diagonale con Clara De Cortes. Le schiacciatrici di posto 4 sono Laura Grigolo e Alessia Populini, due centrali Valeria Pizzolato e Chiara Riparvelli, libero e capitano Veronica Visconti, tutto agli ordini di coach Matteo Solforati. Per quanto riguarda invece Offanengo, palleggio Galletti in diagonale con Giulia Bartesaghi, le scacciatrici di posto 4 sono Francesca Trevisana e Ailey Nelson, i centrali Marina Cattaneo e Letizia Anello, capitano e libero, come anche per Mondovì è Noemi Porzio. Per Offanengo il tutto agli ordini di coach Giorgio Bolzoni. Questi erano gli starting player, questa era la presentazione del match che a questo punto avrà inizio con Offanengo che dovrebbe dare il via direttamente dal servizio. Prima però dell'inizio vi ricordiamo anche, diamo un'occhiata anche a quelli che sono gli ex di turno. La schiacciatrice Francesca Trevisano, lo scorso anno proprio in Serie 2 a Mondovì, arrivando un passo dalla conquista della Serie A1. Ricordiamo anche il match di andata dove Offanengo, diciamo così, sbancò e vinse 3-0 sul terreno della LPM BAM Mondovì nel match prenatalizio. Tre punti importanti per Offanengo, un punto di partenza invece per Mondovì, che da quella partita poi è cresciuta molto, recuperando soprattutto tutte le proprie giocatrici e
candidandosi a essere tra le protagoniste della pool promozione. Hailey Nelson dai 9 metri su Visconti, Giroldi il primo tempo in campo per Chiara Riparbelli, il primo punto è della formazione monregalese che va al servizio dai 9 metri proprio con la centrale Chiara Riparbelli. Battuta salto flotto su Porzio Galletti per Cattaneo, il muro di Mondovì, poi l'attacco in diagonale vincente per Francesca Trevisan, il primo punto di Ofanengo è della schiacciatrice vicentina. Uno pari in avvio di parziale, Marina Cattaneo dai 9 metri. Per Cattaneo la gestione di Populini, deve rincorrere Giroldi questo pallone, Ofanengo però può rigiocare il contrattacco, Bartesaghi picchia forte, Grigolo in qualche modo tiene questo pallone in vita, ma è un'altra free ball per la formazione cremasca, palla in quattro per il pallonetto che non viene chiuso da Mondovì. Ofanengo ha nuovamente la possibilità del contrattacco, il muro di De Cortes è definitivo e vincente per Mondovì al termine di questo scambio molto combattuto tra le due formazioni che entrambe hanno avuto la possibilità di chiudere il punto. Ha ragione Mondovì, ha ragione Clara De Cortes, che ora vediamo dai 9 metri, una tra le migliori opposte della categoria, picchia forte De Cortes, brava Nelson, è in ricezione, ancora Trevisan, ancora il muro, stavolta è Giroldi a mettere bene le mani ad invadere quanto basta per stampare questo attacco da posto 4 di Ofanengo. 3-1 De Cortes dai 9 metri a picchiare forte, forse viene in qualche modo in ricezione, palla difficile per Trevisan che può solo accennarlo questo attacco, il muro sull'attacco di Pizzolato, al secondo tentativo non riesce a mettere palla a terra, Mondovì può nuovamente contrattaccare con Grigolo con la pallonetto in pipe, miracolo di Galletti e free ball per Mondovì che prosegue l'azione, Populini ancora Ofanengo a muro, è definitivo il muro di Letizia Anello e di Giulia Bartesaghi, secondo punto per Ofanengo. Riceve due per chi batte, andare al servizio è Giulia Bartesaghi per Ofanengo. La ricezione di Grigolo, Giroldi apre il gioco su Populini, diagonale perfetto per la schiacciatrice in forza a Mondovì. Dai 9 metri, 4-2. Picchia Populini, riceve Trevisan, Galletti palla in fast per Anello, c'è il muro di Mondovì, altra palla al contrattacco affidata a Trevisan, money out perfetto per la schiacciatrice vicentina, il terzo punto per la formazione cremasca. Stessa Trevisan dai 9 metri. Picchia forte Trevisan, la palla va abbondantemente lunga sul campo fucsia del Palacoim. 5-3 il parziale, Mondovì mantiene due lunghezze di vantaggio e ora al servizio con Valeria Pizzolato. Salto flotto su Nelson, il palleggio deve andare addirittura Anello e da seconda linea Bartesaghi trova però il mortal block di Chiara Riparbelli. 6-3. Prosegue Pizzolato dai 9 metri, l'eccezione ancora non perfetta per Ofanengo, l'attacco di Nelson
non trova il tocco del muro di Mondovì, errore per la schiacciatrice californiana, massimo vantaggio per la formazione monregalese 7-3. Ancora su Nelson, palla in mano a Galletti, ci riprova Nelson e per la seconda volta consecutiva sbaglia questo attacco e costringe al time out coach Bolzoni sul punteggio di 8-3 per la formazione monregalese. Oggi ricordiamo che si giocano in tempo reale, essendo l'ultima giornata della regular season, tutti i match sia del girone A che del girone B. Iniziamo a darvene conto: Cremona avanti 7-5 su Trento, Montale avanti 12-5 su Brescia, Clavitalia avanti 8-7 su Busto, Sassuolo avanti 8-6 sul campo della Tecno Team Alpese, Olbia avanti 8-7 sul campo di Lecco. Questi erano i parziali del girone A e strada facendo atterreremo anche nel girone B, perché risultati che possono essere fondamentali per la definizione delle varie pool, soprattutto nel girone A, con Olbia e Alpese ancora in lizza per poter aggiudicarsi un posto nella pool promozione. Altro errore per Ofanego, che è già il terzo punto consecutivo che regala, è proprio il caso di dirlo, alla formazione di coach Solforati, che prosegue al servizio con Pizzolato, Galletti nuovamente anello, in qualche modo Ofanengo trova il punto perché c'è il fallo fischiato dal primo arbitro. Il quarto punto per Ofanengo suona come una boccata d'ossigeno per la formazione cremasca. La stessa Letizia Anello dai 9 metri sul servizio su Popurini, Giroldi per l'attacco di Grigolo, intelligente e soprattutto chirurgico questo pallonetto di Laura Grigolo, 10-4. Beatrice Giroldi dai 9 metri. Servizio su Nelson, Galletti si mette il proprio, fa buona guardia a Riparvelli che regala l'11-4. Massimo vantaggio, più 7 per le ragazze di Mondovì. Sempre Giroldi, dai 9 metri su Nelson, Galletti per Cattaneo. Stavolta è vincente l'attacco in pasta della centrale di Spino Dada e punto numero 5 per Ofanengo. Giulia Galletti dai 9 metri, Ofanengo ha 6 lunghezze da recuperare, Grigolo in ricezione, palla per De Cortes, la difesa di Porzio che però va nuovamente nella metà campo avversaria. Ofanengo però ha la possibilità di contrattacco, Nelson palletta ma c'è Visconti in difesa, nuovamente De Cortes, ma il muro di Ofanengo sporca questo pallone, il pallonetto è sull'asta, quello di Bartesaghi, e punto per Mondovì. Laura Grigolo al servizio. Servizio su Nelson, Galletti, palla per Bartesaghi, l'attacco è out. Molto fallosa la formazione cremasca in questo inizio partita, con Mondovì che sta gestendo bene la situazione, ma contiamo almeno 6 errori in attacco dei 13 punti messi a segno da Mondovì da parte di Ofanengo. Time out chiesto a coach Bolzoni e noi ne approfittiamo per atterrare, come detto, nel girone B, con Santeria avanti 19 sul campo della IPAC, sorelle Ramonda Montecchio 11 pari tra Roma e Martignacco, 12-6 avanti San Giovanni su Soverano,
8-7 avanti Vicenza a Marsala, perfetta parità, 11 pari tra Talmassons e Perugia. Questo era il girone B, ricordiamo match che si stanno disputando in contemporanea proprio perché è l'ultima giornata della regular season. Sempre Laura Grigolo alla ripresa delle operazioni su Nelson, è un ace perché non riceve la schiacciatrice americana, 14-5. Adesso viene messa fuori dalla ricezione la schiacciatrice americana, seguita su Bartesaghi, che riceve in maniera positiva e attacca in maniera altrettanto positiva. Il punto è di Ofanengo, il sesto punto per la formazione cremasca è della schiacciatrice Bartesaghi. Hailey Nelson dai 9 metri, vediamo se Ofanengo, visti i problemi della ricezione della Hailey Nelson, sfrutterà più Bartesaghi nel reparto arretrato. Ofanengo ha la possibilità del contrattacco, nuovamente Bartesaghi ha una mano di sconti in difesa, Pupulini però può solo appoggiare in palleggio nella metà campo cremasca, il contrattacco affidato a il pallonetto di Bartesaghi che non chiude De Cortes, gran diagonale, ma brava Galletti in difesa, pipe di Nelson che trova il tocco del muro di Mondovì, punto per Hailey Nelson, 2 punti consecutivi per Ofanengo che abbozza una reazione. Si parte nuovamente dal servizio di Hailey Nelson che però si ferma in rete. Posizione a 2 ora per Ofanengo con Porzio e Trevisan, fuori dalla ricezione Nelson, in questo caso palla alta, è difficile per Trevisan che è brava ad appoggiarsi al muro di Mondovì, può contrattaccare nuovamente Bartesaghi, ancora al muro di Mondovì che sporca questo pallone, nuovamente Bartesaghi, nuovamente il muro di Mondovì che però ha la possibilità con De Cortes di andare al contrattacco e alla prima possibilità non sbaglia, 16-7, punto per Clara De Cortes. Di Riparbelli, palla per Bartesaghi, diagonale è out, altro errore per l'attacco di Ofanengo. Chiara Riparbelli dai 9 metri su Porzio, Galletti, palla per Trevisani, il muro di De Cortes, 18-7, inizia a diventare pesante questo primo set per la formazione cremasca, cambio in regia per coach Bolzoni, dentro Casarotti per Galletti. Sempre Chiara Riparbelli dai 9 metri per Mondovì, sta conducendo in maniera abbastanza agevole questo inizio match, è il primo tempo di Cattaneo è vincente, punto numero 8 per Ofanengo, 18 per chi riceve, 8 per chi batte, servizio ora nelle mani proprio di Marina Cattaneo. Servizio su Grigolo, palleggio affidato a Pupulini, palla che in qualche modo arriva a De Cortes, c'è la difesa di Casarotti, palla del contrattacco per Bartesaghi, Visconti attenta in difesa, l'attacco poi di Pupulini in extra rotazione, potente sull'angolo di posto 5 che non difende Ofanengo, 19-8. Clara De Cortes dai 9 metri, picchia forte De Cortes su Trevisan, non riesce Ofanengo ad attaccare, lo fa invece pizzolato con questa fast
del 20-8. Nuovamente De Cortes dai 9 metri, picchia forte De Cortes, la ricezione di Offanengo, il muro poi di Pizzolato. Poco reattiva la difesa di Offanengo su questa palla leggermente appoggiata da Bartesaghi sul muro. C'è il cambio dentro Tommasini per Nelson, va a rinforzare il reparto arretrato. Sempre De Cortes dei 9 metri dopo che è stato registrato il cambio per la formazione cremasca. Casarotti, palla dietro per Bartesaghi, è vincente Giulio Bartesaghi, nono punto per Offanengo, 21-9. Bartesaghi al servizio. Populini, palla per Giroldi, l'attacco da seconda linea di De Cortes è largo. Decimo punto per Offanengo che deve trovare ritmo almeno in questo finale di parziale. Deve scalare una vera e propria montagna in questo parziale, ma tutto del parziale successivo. Intanto De Cortes non sbaglia due palloni consecutivi, va a scardinare il muro cremasco, 22-10. Alessia Populini ora al servizio per la formazione monregalese. Picchia forte Populini, è un ace per lei, 23-10. Picchia forte ancora Populini, stavolta Tommasini riceve bene, palla per l'attacco vincente, in pasta di Letizia Anello, undicesimo punto. Torna Eli Nelson per Giorgia Tommasini. Francesca Trevisan dai 9 metri. Grigolo, il suo attacco viene difeso da Porzio, palla per Nelson, vincente Eli Nelson. 12 per Offanengo, sempre Trevisan dai 9 metri. Picchia forte Trevisan, la palla è out, 24-12, la prima di numerose palle set nelle mani di Mondovì nello specifico. Valeria Pizzolato, servizio su Nelson, Casarotti per Anello, in campo questo attacco in fast della centrale valdostana, punto numero 13 per Offanengo. Stessa Anello dai 9 metri su Populini, Giroldi, primo tempo di Riparbelli, non si intendono Anello e Trevisan, 25-13, il primo set se lo aggiudica in maniera netta la formazione monregalese, quindi Mondovì avanti 1-0 qui al Palacoim di Offanengo. Noi facciamo una brevissima pausa, ma ci ritroviamo a brevissimo per il secondo set, sempre qui dal Palacoim di Offanengo.
sport, da oltre 25 anni vive in Italia nello sport, marketing con eventi, sponsorship, corporate, ospitality. Master Group Sport, già creato un sustainable sport event. Secondo set, sempre in diretta dal Palacomi di Offanengo, 25-13, il primo parziale vinto nettamente dalla formazione monregalese, il che parte anche con l'ace di Bea Giroldi, ace che attribuiamo a lei in coabitazione anche con il nastro della rete. Vediamo anche i numeri del set precedente, tutti chiaramente appannaggio della formazione ospite, che ha attaccato con il 44% di positività contro il 29% di Offanengo. Quanto riguarda la ricezione, 62% di ricezione per Offanengo, il 27% di Mondovì. Questi sono i numeri che ci hanno consegnato in postazione. 6 muri a 1 a favore della LPM BAM Mondovì. Per quanto riguarda i punti personali, 4 punti per Chiara Riparbelli da una parte, 3 punti di Bartesaghi dall'altra. Intanto 2-1 avanti Mondovì dopo questo punto messo a segno dalla formazione di coach Solforato. Grigolo dai 9 metri su Nelson, palla per Bartesaghi, la difesa di stinto di Grigolo, pallonetto di De Cornes, è vincente, applaude anche coach Solforati al bel pallonetto della propria giocatrice. 3-1, inizia come aveva terminato il set precedente la squadra di Mondovì, sempre con Grigolo dei 9 metri, palla che rimane in mano alla schiacciatrice di Mondovì e finisce in rete, il secondo punto per Offanengo. Giulia Bartesaghi al servizio.
servizio su Visconti, deve rincorrere Giroldi questo pallone, Popolini, la difesa di Nelson, bagno rovesciato di Porzio che però non è giocabile per Offanego, nuovamente De Cortes, nuovamente la difesa stavolta è parte Saghi, picchia forte Trevisana ma trova la difesa di Grigolo, gran diagonale di Popolini, in qualche modo Offanego riesce a tenere questo pallone vivo. Giroldi, primo tempo che non va a buon fine, ma arriva Visconti, incredibile come ha tenuto questo pallone vivo, il libero di Mondovì, altra gran difesa, stavolta è Porzio a farci vedere una gran difesa nella metà campo Cremasca, poi mette tutti d'accordo Chiara Riparbelli, 4-2. Stessa Riparbelli dai 9 metri. Su Nelson, problemi nella ricezione, poi c'è il muro di Pizzolato. Non riesce Offanego a imbastire il proprio gioco sin dalla ricezione. Sempre Riparbelli al servizio, ancora su Nelson, Casarotti, c'è la difesa di piede con la palla che arriva quasi nella nostra postazione, il punto per Offanego, punto numero 3. Trevisan dai 9 metri, diciamo Casarotti confermata in regia per Offanego. Trevisan dai 9 metri su Popolini, a una mano Giroldi, non si intende con Pizzolato, quarto punto per Offanego. Vediamo se Trevisan andrà ancora a cercare Popolini in ricezione, ancora su Popolini, stavolta palla in mano a Giroldi e il money out di De Cortes, 6-4, la stessa Clara De Cortes dai 9 metri. Picchia forte De Cortes su Porzio, Casarotti va dietro per Anello, il pallonetto viene ben letto da Pizzolato, pipe di Grigolo, c'è Bartesaghi in difesa, pipe per l'attacco di Trevisan, la palla non cade neanche sul primo tempo di Pizzolato, da seconda linea Bartesaghi, la palla è appena larga sull'attacco di Giulio Bartesaghi, 7-4 Mondovì. Forte De Cortes, la palla è out. Quinto punto per Offanego. Il muro di Cattaneo sull'attacco di Pizzolato, Popolini da posto 4, c'è Anello in difesa, Casarotti per Nelson, Ailey Nelson ritarda bene il colpo e trova il Pertugio in posto 6, la schiacciatrice californiana, torna meno 1 Offanego. Tizianello in battuta, palla ancora per Popolini, la palla se ne va out sull'attacco di Alessia Popolini, perfetta parità questo secondo set. Sempre Letizianello al servizio, sempre su Pulini, pipe per De Cortes, la gran difesa di Anello, poi non riesce Offanego a ricostruire, 8-7.
Alessia Populini al servizio, picchia forte Populini su Nelson, c'è il punto di Casarotti che vince il duello a rete con Pizzolato. 8 pari, è la stessa Martina. Casarotti al servizio. Servizio su Populini, Piper De Cortes, picchia forte, la palla viene difesa da Porzio e ritorna nella metà campo di Mondovì. Ofanengo può contrattaccare, Nelson, c'è Populini in 6 a tenere questo pallone vivo, ancora Grigoro, vola in difesa Porzio, nuovamente Nelson da posto 4, stavolta è Visconti a ripulire questo pallone, Populini da seconda linea, Ofanengo non fa cadere neanche questa palla, Bartesaghi va con il fallonetto, è Giroldi in copertura e poi l'attacco è definitivo di Clara De Cortes, grande azione questa giocata da entrambe le formazioni, la chiude Clara De Cortes, 9-8 per Mondovì. Pizzolato dai 9 metri su Nelson, Casarotti per l'attacco vincente di Giulia Bartesaghi, 9 pari. Ailey Nelson al servizio, prima però viene chiesto la formazione da Capitan Porzio. E si può ricominciare con, come detto, Ailey Nelson. Su Grigolo, Giroldi per De Cortes, il pallonetto vincente di Clara De Cortes, 10-9. Bea Giroldi su Nelson, Casarotti per l'attacco di Trevisan, ma c'è il monster block di Clara De Cortes che va in cielo a prendere questo pallone. 11-9, sempre Giroldi al servizio e sempre su Nelson, Casarotti, primo tempo di Cattaneo, c'è Giroldi in difesa, palla il contrattacco affidato a Grigolo, ancora il pallonetto, brava Casarotti in difesa, Nelson palletta, c'è la difesa e il contrattacco di Grigolo per Mondovì, 12-9. Casarotti, palla per Bartesaghi, il pallonetto è vincente, quello di Giulia Bartesaghi per il 10° punto cremasco. Tornanello in prima linea con Marina Cattaneo dai 9 metri per Ofanengo. Giroldi, primo tempo vincente per Chiara Riparbelli, 13-10. Laura Grigolo al servizio per Mondovì, che non in maniera netta come nel set precedente, ma sta conducendo anche questo secondo set. Trevisan ha una mano la difesa di Populini, De Cortes non passa stavolta, l'attacco di Clara De Cortes, il muro di anello, il punto numero 11 per la formazione cremasca. Giulia Bartesaghi dai 9 metri. Out il servizio di Bartesaghi, 14-11.
gara di Parbelli dai 9 metri per Mondovì, la ricezione di Porzio, Casarotti per Anello, il muro di Mondovì può solo rimandare questo pallone nella metà campo monregalese. Nelson, palla per Populini, è vincente 11 e time out chiesto da coach Bolzoni. Noi andiamo sugli altri campi perché ci sono dei risultati interessanti e a sorpresa. Trento avanti 1-0 a Cremona, 26-24 primo set, Cremona avanti 6-5, Montale avanti 1-0 su Brescia, 25-11, e Montale anche avanti nel secondo set 16-15. Clavitaglia avanti 1-0 su Busto Arsizio, 25-20, Busto avanti 13-11 per Busto nel secondo set. Sassuolo ha vinto il primo set a Casnate sulla Tecno Team Albese Volley Como. Ed infine 1-0 avanti Olbia Lecco, 25-20. Questi erano i parziali del girone A, poi vi daremo conto del girone B. Intanto si ritorna in campo, 15 per chi batte, 11 per chi riceve, con Chiara Riparbelli dai 9 metri. Porzio deve andare in bagher per l'attacco di Trevisan, Grigolo c'è in difesa, Giroldi palla dietro per De Cortas, la difesa di Nelson, Casarotti palla alta per Bartesaghi che però non riesce ad attaccare, può contrattaccare invece Populini, lo fa ma lo fa out perché il suo diagonale termina a fuori, regalando il punto numero 12 a Doffanengo che cerca di rimanere attaccata al parziale. Con Francesca Trevisan al servizio. Servizio su Populini, Giroldi, palla dietro per De Cortes, la palla è out sull'attacco di Clara De Cortes. Punto numero 13 per Offanengo. E prosegue Francesca Trevisan dai 9 metri. In rete il servizio di Trevisan, 16-13. Cliente scomodo per Offanengo, ora dei 9 metri, Clara De Cortes. Servizio che viene tenuto da Offanengo, c'è la pipe vincente di Bartesaghi per il 14esimo punto cremasco. Letizia Nello dai 9 metri mentre torna Cattaneo in prima linea su Populini, Giroldi per la stessa Populini, vincente il suo attacco, punto numero 17 per le monregalesi, mantengono tre lunghezze di vantaggio con la stessa Populini al servizio. Forte Populini, il nastro sporca questo pallone, la palla viene ricevuta ma non è giocabile per Offanengo, free ball per Mondovì che viene capitalizzata immediatamente da Laura Grigolo che riporta a più 4 la propria formazione, 18-14. Cambio in casa cremasca, dentro Alessia Pomili per Marina Cattaneo. Ed è sempre Populini pronta per il servizio. Picchia forte Populini su Trevisan. Bartesaghi appoggia questo pallone, vola in difesa a Visconti, De Cortes da seconda linea. Non sbaglia Clara De Cortes, la sua parallela che va a cercare le mani del muro, 19-14.
sempre Pupolini al servizio su Trevisan, palla per Nelson, in campo l'attacco di Ailey Nelson. Punto numero 15 per Offanengo, mentre ci avviciniamo anche a, siamo in dirittura d'arrivo quasi anche per quanto riguarda il secondo set. Martina Casarotti dai 9 metri. Servizio su Pupolini, ricezione slash che però non viene capitalizzata da Pomili. La palla di Grigolo è in campo. 20 a 15, occasione sprecata questa da Offanengo su questa ricerca. Mondo via avanti, 20 a 15, noi andiamo nel girone B con Santelia avanti 1 a 0 sul campo delle IPAC Sorelle Ramonda, e 13 a 10 per Montecchio nel secondo set. Roma avanti 1 a 0 e 15 a 10 su Martignacco, San Giovanni avanti 1 a 0 e 21 a 15 su Soverato, Vicenza avanti 1 a 0 a Marsala e 10 a 9 nel secondo set, Dalmassos avanti 1 a 0 su Perugia e 18 a 13 nel secondo parziale. Qui invece siamo 20 a 15 nel secondo set per la formazione della LPM BAM Mondovì, che è avanti anche un 7 a 0, ricordiamo il 25 a 13 del set precedente. Pizzolato dai 9 metri su Nelson, primo tempo di Pomini, ma c'è il muro di Riparbelli. 21 a 15. Massimo vantaggio in questo set per Mondo B, 21 a 15. Sempre pizzolato Nelson, la palla non viene, non è giocabile per Offanengo. Ringrazia Grigolo. 22 a 15. Casarotti, palla per l'attacco di Bartesaghi, la difesa di Grigolo, palla per De Cortes, il suo pallonetto viene ben letto da Nelson, il contrattacco di Bartesaghi che però non è forzato e consente il contrattacco vincente a Riparbelli. 23 a 15. Sempre pizzolato, pronta dai 9 metri, prima si deve asciugare il Taraflex. Servito su Bartesaghi, palla dietro per Nelson, la palla viene rigiocata però da Mondovì, ancora il contrattacco di De Cortes, è vincente, 24 a 15. Un set che in corso di svolgimento non pareva mostrare tutta questa differenza tra le due formazioni, differenza che invece Mondovì ha in questa fase abbondantemente testimoniato sul campo. Punto di Ailey Nelson, il 16° per Offanengo. Ci sono altre 8 palle set per le Monregalesi, partendo proprio dal servizio di Nelson. Bisconti, Giroldi, palla per Grigolo, la chiude lei questa seconda frazione. 25 a 16 il parziale del secondo set, sempre per la LPM BAM Mondovì, che ora è avanti 2 a 0 qui alla Palacoim di Offanengo. Noi facciamo come di consueto una brevissima pausa,
ma ci vediamo per il terzo set, sempre qui, dal Palacoim di Ofanenko. Terzo set, riprendiamo la linea qui dal Palacoim di Ofanenko, 2-0 avanti la formazione ospite della LPM BAM Mondovì, con un 25-13 e un 25-16 dei primi due parziali. Per quanto riguarda il set precedente, vi diamo conto dei numeri con Mondovì che ha attaccato in maniera più positiva rispetto a Ofanenko, 45 contro 26%. Per quanto riguarda la ricezione positiva, 64% per Mondovì contro 52 di Ofanenko, 3-2 Mondovì il computo dei muri. Per quanto riguarda invece i punti individuali, 8 punti per De Cortes, 6 per Grigolo nella metà campo di Mondovì, 4 punti per Bartesaghi, che è la top scorer di Ofanenko. Per quanto riguarda la formazione cremasca, Mondovì prosegue il suo percorso in questo match, già avanti 2-0 in questo inizio parziale. Riparbelli dai 9 metri, Galletti che è rientrata per Casarotti, palla per Trevisan, miracolo di Popolini in difesa, e poi c'è il muro che è in campo, giudicato in campo dal secondo arbitro Lentini. E punto per Ofanenko, muro per Letizia Anello. Scusate, muro per Trevisan,
Pazzianello è rientrata in campo solo in questo momento perché al servizio c'è Marina Cattaneo. Palla per Populini, nuovamente il muro di Offarengo. Stavolta è Bartesaghi a mettere e ad invadere in maniera positiva con le mani. E dal 2-0 di Mondovì siamo due pari. Sempre Cattaneo al servizio, la palla non passa, servizio di Cattaneo. De Cortes su servizio su Nelson Galletti, palla dietro per Bartesaghi, il muro di Pizzolato, però c'è ancora la possibilità ben sfruttata da Trevisan per il terzo punto di Offarengo, tre pari. Grigoli in ricezione, deve rincorrere Giroldi questo pallone, ma la palla viene gestita da Bisconti. Offarengo però la posizione al contrattacco con Anello, palla è fuori. La prospettiva ci aveva ingannato in questo caso. Quarto punto per Mondovì con coach Bolzoni che si arrabbia con la propria formazione per la gestione di questo pallone. Picchia forte Populini, tiene in qualche modo Trevisan, palla difficile per lei, la palla va a schiantarsi sull'asta. 5-3. Populini, picchia forte ancora Populini, tiene bene la ricezione di Offarengo, pallonetto in fase di Anello che non è positivo. Populini, c'è Bartesaghi in difesa, viene aperto il gioco su Trevisan, la difesa di Populini, palla per De Cortes, il suo diagonale è perfetto, Clara De Cortes per il 6-3. Sempre Populini a martellare dai 9 metri per Mondovì. A metà rete il servizio di Alessia Populini. Quarto punto per Offarengo. E Trevisan, la schiacciatrice vicentina. Stanno a Offarengo al servizio. Servizio su Populini, Giroldi per Grigolo, la palla ritorna nella metà campo cremasca, poi conclude il secondo tentativo Grigolo. Anche in questo caso non una gestione ottimale della rigiocata nella metà campo cremasca. 7-4. Pizzolato al servizio su Porzio, Galletti, palla per Bartesaghi, la palla è out. 8-4. Intanto viene richiamata Casarotti per probabilmente ancora per il cambio. Attacco di Nelson, la difesa di De Cortes, Giroldi per Grigolo, vincente Laura Grigolo, 9-4, match davvero a senso unico quello che stiamo vedendo e che vi stiamo offrendo quest'oggi qui al Palacoim. C'è nuovamente il cambio in regia per Offarengo con Casarotti dentro per Galletti. Sempre Pizzolato al servizio, Nelson, regalo nuovamente per Grigolo, 10-4,
c'è il time out chiesto da Offanengo, inizia a diventare anche questo parziale un parziale pesante per la formazione cremasca. Noi invece ritorniamo sugli altri campi, girone A con 30-21-0 e 23-22 Cremona nel secondo set. La sorpresa della di giornata è la Montale che vince 2-0 con Brescia e 8-3 nel terzo set. Clavitalia ha impattato sulle Casnate sulla Tecno Tinta, continua avanti 21-20 nel secondo set. 2-0 Olbia sul campo della Oro Cash Picco Lecco. Quindi per quanto riguarda la pool promozione, Olbia si è già aggiudicata un punto rispetto a Albese, che vorrebbe impattare il match in questo secondo set. Altro errore di Offanengo, intanto 11-4, prosegue il turno al servizio per Pizzolato. Ora su Nelson Casarotti, palla dietro per Anello, la difesa di De Cortes, palla in mano a Giroldi, poi non si intende con Riparbelli. Il quinto punto per le cremasche. Anello dei 9 metri, Populini in ricezione in qualche modo. Bagger Grigolo, free ball per Offanengo, Cattaneo, la difesa di Populini, gli sconti, Bagger alto per De Cortes che non se la sente di attaccare questo pallone, si mette in proprio e fa bene Martina Casarotti. Il sesto punto di Offanengo è opera della palleggiatrice. Sempre Anello dei 9 metri, servizio su Grigolo, regalo per Nelson e settimo punto per Offanengo che torna a meno 4. Sempre Letizia Anello dai 9 metri su Grigolo, Giroldi per Riparbelli. Praticamente quasi senza muro questo attacco di Riparbelli in fasta. Questo era il punto numero 12 per Mondovì, che mantiene 5 lunghezze di vantaggio. Beatrice Giroldi dai 9 metri su Nelson Casarotti per la stessa Nelson. Il muro di Mondovì può comunque nuovamente attaccare, anzi appoggiare solamente Trevisan questo pallone. Grigolo, la difesa di Offanengo, Nelson si appoggia al muro, però c'è l'invasione di De Cortes che vale il punto numero 8 per la formazione cremasca. Siamo 12-8 e Martina Casarotti di palla per De Cortes, block out per lei, 13-8. Laura Grigolo al servizio, Casarotti ha una mano iniziata l'invasione aerea per Casarotti, che secondo il primo arbitro ha preso questo pallone quando era già interamente nella metà campo di Mondovì. 14-8 Grigolo su Porzio, Casarotti per Bartesaghi, il pallonetto viene letto in maniera perfetta da Giroldi, contrattacco di Populini, c'è la difesa offanenghese, il contrattacco vincente per Bartesaghi. La palla sbatte sul muro di De Cortes e finisce out per il nono punto.
Riley Nelson. Giroldi perde Cortes, pallonetto vincente per lei. De Cortes che è stata brava a alternare colpi forti, profondi e potenti a questi pallonetti che hanno messo fuori gioco la retroguardia di Offanengo. Intanto si ripete il cambio del primo set con Giorgia Tommasini che ha preso il posto di Heidi Nelson per il giro dietro. Parte Saghi da posto 2, il muro di contenimento di Mondovì, la palla del contrattacco di Populini, è vincente, Tommasini non ci arriva. 15-9. Chiara Riparbelli al servizio. La palla è out sul servizio di Riparbelli. È il decimo punto di Offanengo. Cattaneo al servizio, riceve il palleggio Populini, il fallo fischiato di doppia a Bea Giroldi. Che voleva servire il primo tempo alla propria compagna. Punto numero 11 e sempre Cattaneo al servizio, ancora su Populini, Giroldi in bagger per la stessa Populini. In qualche modo Mondovì riesce a tenere questo pallone in vita, il primo tempo murato di Anello, ma si rigioca ancora e nuovamente il muro, però Monregalese stavolta è pizzolato a chiudere definitivamente il punto per il 17-11. Clara De Cortes al servizio, piglia forte De Cortes, brava Tommasini in ricezione. Bartesaghi con questa palletta che però viene letta in maniera positiva da Mondovì. Al secondo tentativo Bartesaghi vola Visconti e un'altra possibilità per le cremasche. Stavolta è Trevisan il muro di contenimento monregalese, l'attacco, anzi il contrattacco di De Cortes che si trasforma però in una free ball per la propria formazione. Giroldi per Pizzolato, il muro ancora di Offanengo a dire di no. Anello non chiude perché non forza il colpo da seconda linea De Cortes, la palla è out e punto per Offanengo. Altro bello scambio giocato da entrambe le formazioni con coach Bolzoni che si arrabbia che per quanto abbiamo carpito vuole più decisione nella propria formazione. De Cortes, il pallonetto viene tenuto da Casarotti, palla del contrattacco da seconda linea per Bartesaghi, la palla ritorna nella metà campo cremaschi che può contrattaccare ancora con Anello che picchia forte e trova il 13° punto per Offanengo. Offanengo che è nella sicuramente nel periodo migliore del match, dando continuità nelle giocate e nel gioco la formazione di coach Bolzoni che ha ancora però 4 lunghezze da recuperare ma soprattutto 2 set. Giroldi, palla per l'attacco di Pizzolato ma c'è la difesa di Offanengo a dire di no e poi Giroldi si mette in proprio e fa bene perché fattura subito il punto numero 18 per Mondovì. Ma c'è un time out chiesto da coach Bolzoni e noi ritorniamo sugli altri campi, stavolta andiamo nel girone B dove ha impattato il match a Montecchio, 1-1 sull'Asite Volleyball Santeria. Montecchio avanti 10-8, 2-0 avanti Roma su Martignacco e 5-4 Martignacco nel terzo parziale. San Giovanni avanti 2-0 e 11-10 su Soverato.
un set per parte tra Marsala e Vicenza, 2-0 avanti Vicenza nel terzo set, 2-0 avanti Talmassos, Talmassos avanti anche 14-11 nel terzo set. Si ritorna in campo, 18 per chi batte, 13 per chi riceve. Troviamo Alessia Pomplini al servizio. Fallo di formazione fischiato alla formazione di casa dal secondo arbitro Lentini. E punto numero 19. Viene chiesta formazione da Capitan Porzio. Alla ripresa delle operazioni, la ricezione di Porzio, palla per Trevisan, block out, cerca di caricare la propria formazione Francesca Trevisan, si chiude il cambio con Giorgia Tommasini che lascia il posto in prima linea a Eli Nelson. Trevisan dai 9 metri sugli sconti, palla per l'attacco di Grigolo che è out, punto numero 14 per Offanengo. Trevisan nuovamente al servizio, Giroldi, paletro per Pizzolato, la difesa di Offanengo, la palla del contrattacco per Anello, cede Cortes sulla diagonale, Grigolo nasconde il colpo e trova questa parallela appoggiata e soprattutto trova per Mondovil 20-14. Porzio, palla per Nelson, la difesa di Grigolo, Giroldi per la palla di Pomplini che è in campo, 21-14, torna più 7 Mondovì, match che sembra arrivare ai famosi titoli di coda. Nelson, la palla è out, anzi no, la palla è toccata, alza sportivamente Riparbelli il braccio per questo tocco del muro, punto numero 15 per Offanengo che mantiene in vita le proprie speranze con ancora 6 punti da recuperare, partendo dal servizio di Letizia Anello. Giroldi, palla per Riparbelli, il pallonetto, brava Anello a tenere questo pallone in vita, come è brava anche Riparbelli a trovare l'angolo sguarnito dalla difesa di Offanengo per il 22-17, anzi scusate, per il 22-15. Beatrice Giroldi dai 9 metri. Servizio su Porzio, in bagger Casarotti per Nelson, il muro di De Cortes, anzi di Riparbelli, infatti stringe la mano alla propria compagna De Cortes per il muro, 23-15, Casarotti ancora per Nelson che stavolta va con il pallonetto, può ricostruire Mondovì, palla per Grigolo che è a larga stavolta per il punto numero 16 per Offanengo, 23-16.
Casarotti, la palla ritorna direttamente nella metà campo cremasca. Nelson cerca di giocare col muro di Mondovì, che però riesce in qualche modo ad attaccare con De Cortes. Parte Zaghi, block out vincente e punto numero 17. Sempre Casarotti al servizio. A 17 e palla match per la formazione monregalese. La prima di numerose palle match nelle mani di Laura Grigolo al servizio. Porzio, Casarotti per Bartesaghi, c'è il tocco del muro di Riparbelli, punto per Giulia Bartesaghi, 18° punto per Offanengo e Ailey Nelson al servizio. Populini, Giroldi, palla per la stessa Populini, la difesa di Casarotti. Palla per Trevisan, può attaccare nuovamente Mondovì, perde Cortes, muro di contenimento e Trevisan che trova il muro definitivo di Clara De Cortes, finisce 3-0 per la LPM BAM Mondovì, 25-13, 25-16, 25-18. I parziali per la formazione di coach Matteo Solforati, e mentre le squadre si salutano saluto anch'io voi amici, perché si conclude la stagione regolare qui al Palacoim con questo match, ma ci sarà la pool promozione, altre 5 partite che vivremo insieme qui dalla Cremasco e che vedranno impegnate la formazione della Cromavis Eco DB Offanengo. Ma per quest'oggi è tutto, un saluto, un ringraziamento da Luca Piattelli.